qui a parlare di punti persi. Abbiamo fatto a Terni dove meritavamo la vittoria e oggi credo che i tre punti l'avremmo meritato ampiamente, per come abbiamo preparato la gara, per come l'abbiamo interpretata, per le occasioni create e poi soprattutto per gli episodi che naturalmente ci hanno puniti. Oltremodo, il calcio però è questo, ci sono dei momenti dove veramente ti gira tutto male nonostante tu abbia fatto tutto quello che dovevi fare e quindi torniamo a casa ancora una volta, ripeto, con la mare in bocca di aver perso due punti. Lei come l'ha vista l'azione finale, mister? C'è un fallo sul portiere? Sono stati le immagini Sky parlano chiaro, sono stati addirittura non uno ma due giocatori del Varese che sono andati come kamikaze addosso a Terracciano, quindi beh, un peccato perdere due punti in questo modo, non è giusto, però beh, le immagini parlano chiaro, c'è stato anche un gol di Angiulli che è entrata nettamente, e poi tante situazioni che sicuramente hanno un po' condizionato poi l'andamento della gara. Ma come se li spiega questi episodi? Soltanto errori? Ovviamente non vogliamo pensare alla malafede, no? Ci mancherebbe, se non mi alzo da qua e cambio mestiere. Però naturalmente, ripeto, il gol di Angiulli ci può anche stare, che uno è un tiro talmente forte, posso giustificare che non venga. Un passo molto netto, le immagini rallentate. Sono molto obiettivo nel dirlo, quindi però il fallo alla fine credo che non si può non fischiare. Credo che l'ho visto io dalla panchina. Poi le immagini televisive dimostrano ampiamente che era una carica superiore. Ancora una parentesi, mister, se posso. Visto che si parla anche di tecnologia, per il gol o non gol, lei è d'accordo? Cioè, ci sia questo dibattito sulla tecnologia nel calcio, il fuorigioco, adesso non vuole uscire troppo dall'argomento, però visto che abbiamo proprio un episodio, il gol non gol, almeno per quello, non sarebbe il caso. Ripeto, ci sono degli episodi dove è palese, quindi bastano 10 secondi neanche, si vede che la palla è entrata, si dà gol e si ricomincia. Credo che ci sia un po' di resistenza per il fatto che nonostante a volte la tecnologia si fa fatica, magari per quei 2 mm, 3 mm, che capita neanche la telecamera riesce poi a far vedere se la palla è entrata del tutto o se è un pezzettino, un lembo di palla è ancora sulla linea, quindi forse anche per questo c'è un po' di resistenza per immettere la tecnologia. Però Andrea Camessa che almeno su questi episodi. Scusi, parlavo anche di altri episodi oltre a questi due. La gestione della gara, dei cartellini. Il Varese ha avuto tanti ammoniti rispetto a voi. Però c'è stata una comitata di Pavoletti su Pisacane e lì non c'è giallo. Una comitata non va punita col giallo, secondo me. E dopo 3 secondi ha mandato a quel paese l'arbitro. Poi sono state delle entrate a gamba tesa, Blasi ha fatto 7 falli a gamba tesa, è stata ammonita all'8° fallo. Questo voglio dire, condizionano, perché se Blasi va preso la munizione al 90°, se l'avesse presa al 10° è normale che cambia tutto l'andamento della gara. Invece a noi ci ha ammonito 4 giocatori nel primo tempo dopo 20 minuti per falli normali di gioco. Però perdevano un mucchio di tempo i suoi giocatori, cioè questo l'abbiamo liberato. Abbiamo constatato tutti. Se uno fa un'entrata, il mio giocatore si fa un'entrata. Erano sempre in terra. Sempre in terra, la prossima volta saranno in piedi. Mister, penso che al di là della malattia del risultato, considerate anche le premesse, comunque lei abbia avuto le risposte importanti. Mi spiego, fuori Zappacosta, fuori Castaldo, fuori Izzo, arrivi non so se per un lieto evento, mi diceva adesso non so se ha avuto un figlio. Però. Ho avuto un figlio. Quindi da questo punto di vista so che è una magra consolazione dopo una partita del genere, però onestamente c'è anche questa lettura. È normale che la risposta che cercavo dalla squadra, ripeto, quella che è successo sabato scorso contro il Lanciano era una partita poco giudicabile, perché tra infortuni e squalifiche un virus intestinale che ha colpito ben 7 giocatori, quindi era difficile che la squadra domenica potesse fare qualcosina in più. Oggi nonostante le assenze però stavano tutti al top e quindi a maggior ragione c'è grande soddisfazione, ripeto, per la prestazione perché sono quelli che tu hai nominato, sono comunque 4 giocatori titolarissimi, nel senso che hanno sempre giocato, hanno sempre dato un apporto
importante alla squadra, anche nell'economia poi generale dei 90 minuti, avere poi dei cambi un po' più di sostanza naturalmente avrebbe potuto darmi un po' più di brio, di verve per i minuti finali. Alla fine del girone di andata eravate a 2 punti dal secondo posto, adesso avete ancora rallentato, ci credete ancora di poter magari entrare nel discorso della promozione diretta? Abbiamo sempre detto che noi sicuramente abbiamo fatto un girone di andata coi sciocchi, per usare un termine, siamo andati al di là di ogni previsione, perché siamo nella promossa, perché abbiamo mantenuto per gran parte l'intelaiatura della squadra che ha vinto il campionato di Lega Pro, e quindi finire a 37 punti al terzo posto sicuramente per noi è stata grande soddisfazione. Siamo l'unica squadra, credo, insieme all'Empoli, che ha finito il girone d'andata senza avere un calo, senza avere magari quel piccolo periodo di appannamento e di crisi, cosa che è avvenuta un po' nel girone di ritorno, però anche in seguito a tanti piccoli fattori. Sono stati degli infortuni importanti, sono state delle situazioni dove hanno sicuramente penalizzato, che ripeto, hanno fatto anche delle partite ottime, sia a Terni, in casa con Latina e oggi, dove il risultato non ci ha, diciamo, arriso nella maniera totale per quello che avevamo poi dimostrato in campo. Però sappiamo che nel calcio esistono questi momenti, no? Dove ci sono delle partite dove magari crei 2 occasioni, vinci le partite, situazioni, partite in cui magari produci molto di più, comunque concedi poco e non riesci a vincere. Deve passare questo momento, però lo spirito deve essere questo.